Oh, diciamo anche che il maestro Mastrini compone e scrive libretti anche per opere liriche, giusto? Sì. Ecco, le sue opere nascono già al contrario o le scrive dritte e poi le rovescia? Le opere liriche nascono nel senso giusto. Le mie composizioni adesso nascono al contrario. Io scrivo da destra verso sinistra, rispettando anche quelle che sono le regole stravolte nei brani che ho appena suonato, armoniche, nel senso che sto cercando di utilizzare delle formule inusuali. Ecco, e circa un mese fa lei ha presentato a Roma il suo nuovo album che si intitola Il mio mondo al contrario, il profumo della musica, che contiene sia pezzi famosi che brani originali. Qual è quello che preferisce? I brani originali. certo, brani. Che sono i suoi, giustamente. Per salutarci ora il maestro Mastrini ci suona un pezzo famoso da un'opera lirica, sempre all'incontrario, giusto? Sempre al contrario. E qui facciamo come si faceva una volta con i quiz, vedremo se riuscirete a indovinare. Non si vince nulla, eh? Poi leggiamo la Divina Commedia alla rovescia, però. Bravo, certo. Non credo sia la stessa cosa, eh? Credo che... Cioè, lo leggiamo a prima vista perché me l'hanno fatto trovare qui gli autori. Dunque... Ah sì, lei sta improvvisando, improvvisa? Sì, improvvisiamo. Ma perché lei, scusate un attimo, cioè lei non ha riscritto gli spartiti, lei parte dal fondo e risale? Esatto, io leggo al contrario. Ma rimango molto allibito, io pensavo che lei se la fosse riportata al contrario. No, no, assolutamente. Beh, questa è una cosa che i musicisti apprezzeranno particolarmente. C'è uno studente che pare preparato. È musica di Idrev. Idrev, risposta esatta. Il noto compositore Idrev. Noto come Verdi. Esatto, più noto come Verdi. Era il Va-pensiero. Che è bello pure al contrario. Ma è bello anche così. Ma anche Idrev, sembra un po' arabo come chissà compositore. Chissà se il maestro ci avrà provato a suonarsela con te. Magari a quei tempi. Maestro, noi la ringraziamo tanto. Ci fa l'inno dei bambini al contrario, non abbiamo lo spartito purtroppo, abbiamo dei limiti anche noi. Maestro Mastrini, grazie di cuore, grazie a voi. Grazie per questa bellissima occasione di incontro. Grazie. In bocca al lupo, grazie. Per tutto. Grazie al maestro. Grazie. Allora adesso con tutti questi giornalisti in studio, le prossime interviste speriamo di fare.